L'incontro con Alvaro è stato appunto proprio musicale, perché io lavoravo con Wes, il grande Wes, e quindi stavo registrando un brano con lui, che dovevamo fare da lì a poco uno spettacolo, e Alvaro, che è anche stato amico di Wes, passava lì nella sua sala di incisione. In quel momento lui aveva bisogno, necessità di una ragazza che lo accompagnasse appunto nei suoi spettacoli perché faceva solo monologhi e quindi ha pensato bene, ha avuto questa intuizione di abbinare il cabaret con la musica e in effetti noi siamo un duo in Italia che facciamo questo tipo di spettacolo e siamo gli unici perché di solito i due sono uomo, donna o insomma insieme, il duo classico di comici. È soltanto sono battutisti, per cui gaghisti, l'inserimento della musica è una cosa piacevole e l'abbiamo testata veramente in tutte le città d'Italia, all'estero, siamo stati in Australia, siamo stati in Europa, in America, in Canada. Quindi ha funzionato questa formula, sì. Sono andata a Milano, premetto una piccola cosa e la faccio con, non con una polemica, ma forse è meglio che lo dico dopo. Sono andata a Milano, quindi a 3 giorni a Milano, dove abbiamo fatto tutte le interviste per fare la scheda, di presentazione, e ho fatto le prove e poi ho fatto la mia audizione, la blind audition. Allora, io ho cantato una canzone, Amat Love, di Anastasia. L'ho cantata egregiamente, mi sono preparata come è giusto che sia per ogni professionista, soprattutto quando ormai hai 30 anni di carriera alle spalle, quindi senza fare capricci. Non l'avrei portato quel brano, mi è stato imposto. Perché comunque io vengo da un altro genere, non dalla disco music, e non mi sentivo proprio a intuito di dare il massimo e di sentirmi libera di cantare con quelle che sono, quando si dice non è nelle mie corde, è vero. Credo che per fare The Voice Senior si debba rispettare la parola senior, quindi quello che una persona dai 60 anni in poi, perché c'erano signore di 75-80 anni, hanno il diritto di cantare quello che loro hanno sempre cantato, quello che è il loro genere musicale. Diciamo che sui 90 di noi fortunatissimi, penso che sono 100.000 le persone che si erano iscritte a The Voice e siamo stati 90 fortunati eletti, del mio gruppo, perché erano gruppi da 15 quando si facevano appunto la registrazione della puntata. In pochissimi ancora la usiamo come professione, quindi siamo professionisti che ancora siamo all'attivo. Quando sei un professionista che sei ancora all'attivo di qualsiasi professione, devi anche rispettare quello che è come se tu mi chiami, non sto facendo paragoni, Renato Zero e gli fai cantare, anche se è un professionista, un cantante, dovrebbe saper cantare tutto, non ci vado a fare una blind, no? Quindi porto il mio cavallo di battaglia. Il mio cavallo di battaglia in quel caso sarebbe stato il mio canto libero di Battisti, dove io salgo di un'ottava, adesso parlo tecnicamente, quindi la mia voce sarebbe uscita, ok? E dove io so già che questo brano, testato in tutti gli spettacoli che facciamo, che faccio anche da sola con la mia band, ha un exploit fantastico. Ovviamente cambiando regime. La canzone è stata apprezzata, ma non si sono girati e non vederlo a 17 anni non me ne sarebbe fregato niente. Quando ancora non hai la certezza di quello che tu vorrai fare della tua vita, non me ne fregava niente. Quando tu sai che c'hai 30 anni di carriera alle spalle, un po' dà fastidio. Dà fastidio perché molti di noi si sono ritrovati in questa stessa condizione e molti di noi hanno accusato il colpo. Non mi ha cambiato la vita perché lavoro, sto bene, sono apprezzata, eccetera. Non mi serviva quello per non essere apprezzata o viceversa, eh. Però veramente è un'esperienza che non posso dire di esserci uscita, ne sono uscita con le ossa rotte, perché quando viene imposta una cosa e tu sai che
che se fai il meccanico e ti dicono di fare il carrozziere, per quanto te puoi preparare, la magagna esce fuori, la tensione emotiva io ce l'ho avuta che si vede. A me mi hanno chiamato colleghi che hanno detto: sì, ok, la voce la conosciamo, sei brava qui e là, però avevo l'occhio terrorizzato che, ragazzi, cioè, veramente sembra. Non te lo puoi permettere quando sei un professionista, no? Perché sei sicuro di te e sai che vai. Quindi poi ho notato, perché poi abbiamo seguito tutti gli altri, ci sentiamo anche con i tra colleghi, che a molti questo non è stato fatto, nel senso il cambio di brano non è stato proprio. Hanno lasciato quello che loro volevano cantare o suonare. Io, tra l'altro, avevo chiesto di cantare, di suonare al pianoforte. Quindi. Mi hanno un po' tagliato le gambe, no? Non mi sono fatta conoscere per il pubblico che non mi conosce per quella che sono in realtà. E questo non è bello, quindi è una cosa che io penso che quell'idea che ho avuto di iscrivermi, se tornassi indietro di 2 mesi, non lo farei. No, non lo farei. Magari mi farei chiamare con mio marito per fare l'ospite, perché poi c'è stata anche Iva Zanicchi come ospite e altre, perché poi hanno preteso che mio marito non venisse in quanto marito per stare dietro le quinte e fare ok. Quindi è salito sul palco, è salito sul palco, si è fatto vedere, i giudici sono rimasti male, siamo amici di tutti e quattro, noi siamo stati spesso a casa da Gigi D'Alessio e quindi ci è rimasto malissimo. Perché ha capito che, insomma, forse qualcosa non è andata, quindi non è stato carino proprio tutta quanta la successione delle cose. Un film che non viene nominato così spesso, ma è carinissimo, è Dove vai se il vizietto non ce l'hai? Con Caro Renzo Montagnani, una Lori del Veludo. Santo proprio ai primi albori del cinema. E un altro film carinissimo, anche quello molto delizioso, è Gian Burrasca, Dipingitore. Qual è la canzone che ti piace di La più? canzone che mi piace di più è sempre, ho ascoltato con amore e ammirazione, Ecco perché ti amo. È una canzone meravigliosa, ha vinto tanti concorsi, poi ne ha fatta una adesso Poi Aiutaci Pierino, e che è un basta, rap aiutaci cantato Pierino, l'ha da scritta Alvaro. per me, certo. Spettacoli, Quando sempre, verità? sempre, in giro per l'Italia, Spettacolissimo, sempre. Poi abbiamo per scaramanzia, sai che si dice sempre, si accenna, ci hanno chiamato per un film, basta, chiudiamo questa. Quindi a giugno ci dovrebbe essere, sì, anche quando lo qualcosa. vedo.